È un piacere avere con noi oggi Gaudiano, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Senti, giornata di delirio oggi di a Sanremo, cosa è successo? Ma no, è nulla di particolare, semplicemente l'organizzazione delle cose chiaramente subisce delle variazioni ogni tanto e dobbiamo essere sempre pronti ad adeguarci all'andamento delle cose, quindi semplicemente qualche fuori programma dovuto dalle tante cose alle quali la Rai chiaramente deve pensare, però sono contento perché abbiamo fatto le prove e va tutto bene. Senti, non sei solo in camera, vedo. Sbuca, sì, un musetto là dietro. Chi è? C'è il Ragù. Eccolo, farti vedere. Lo porti sempre con te? Eh sì, è sempre con me. Nel senso, se posso dedicargli tempo e attenzione, lo porto sempre con me. Ed è affezionatissimo il tuo cagnolino, bellissimo tra l'altro. Senti, arrivi sul palco di Sanremo con un pezzo serio e importante. Sì, chiaramente Polvere da Sparo è qualcosa che va, diciamo, al di là del Festival di Sanremo, e porto sul palco la mia storia, porto sul palco un argomento importante, ma insieme a me non ci sarò soltanto io. Ci saranno le storie di tutte le persone che si riconoscono nelle mie parole, nella mia canzone, che sono tantissime ad avermi scritto, ad avermi diciamo dato il loro sostegno e il loro appoggio. Tra l'altro è un titolo molto forte, Polvere da Sparo. Qualcuno ti ha criticato, ti hanno detto non usare questa canzone, non usare questo titolo? Ma no, durante le prime volte in cui la facevo ascoltare, sì, cioè nel senso c'erano dei dubbi inizialmente, però poi dopo, devo essere sincero, sono stati pochissimi ad avermelo detto. Dopo si è confermato comunque, dopo i primi ascolti, comunque un contesto giusto per quello che era il titolo, per quello che era l'espressione, quindi alla fine è andato bene così. Tu arrivi dal mondo del musical, che esperienze hai avuto? Beh, parecchie, ma non ancora abbastanza da farmi sentire sazio, nel senso che spero comunque di continuare la mia carriera artistica nell'ambito teatrale, perché non sono ancora sufficientemente appagato e voglio continuare ad esplorare nuovi repertori, nuovi ambienti, nuovi spettacoli. E comunque sia, mi sono cimentato in spettacoli come American Idiot, Once, Rent, tutti tendenzialmente con un taglio abbastanza pop rock, e poi anche Ghost di Volerone, insomma un po' di spettacoli li ho fatti. Poi chiaramente subentrata la questione cantautorale, però sono cose che vanno sempre di pari passo, secondo me. Senti, domanda difficilissima: il tuo musical preferito qual è? Il mio musical preferito è Once, perché è uno spettacolo che non solo mi ha cambiato la vita, ma mi ha dato la possibilità di capire che a volte le persone che credono in te più di quanto tu non sappia fare sono proprio quelle persone che ti portano ad essere felice, e così è stato nella mia vita. Quindi io mi riconosco tantissimo in quella storia e sento forte la necessità di portare in scena quello spettacolo, che per ora ha visto soltanto una prima versione workshop con la Compagnia dell'Arancia. Speriamo si possa realizzare il sogno di portarlo in scena con la prossima riapertura dei teatri. Chi è la persona che ha creduto di più in te? La prima persona che mi viene in mente è mio padre, ma semplicemente perché lui ha fatto l'errore o il danno di assecondare le mie passioni, e quindi mi viene da pensare che lui, quando avevo 15 anni e mi ha regalato la mia prima chitarra, insomma è stato un po' lui a dare il là alla mia carriera, al mio percorso, che poi non da passione è diventata il mio lavoro, quindi mi viene da pensare a lui. Assolutamente. Qual è la canzone di Sanremo, di sempre, di chiunque, che tu ami di più? Nel blu, dipinto di blu, di Domenico Modugno. Super classico. Sì, perché tra l'altro lui la cantò sul palco del teatro del Casino di Sanremo, io ci sono stato il 17 di dicembre ed è lì che è iniziata la mia avventura sanremese, quindi ci sono particolarmente legato, anche perché oggi nella mia immagine ci sarà anche una citazione di quel che fu la sua esibizione. Allora noi non vediamo l'ora di vederla. In bocca al lupo a Gaudiano. Viva il lupo, grazie a tutti.